Amici sportivi, ciao a tutti da Massimo Gianni. Super Santos è l'ultima puntata del 2022. È una puntata un po' scoppiettante perché insomma siamo reduci da una bella vittoria, soprattutto importante, importantissima anzi direi, contro il Poggi Bonsi. Insomma, si era messa non troppo bene, però insomma alla fine cantiamo vittoria in tutti i sensi. Allora, adesso andiamo con la sigla e poi presenteremo i nostri ospiti. Quindi restate con noi, Super Santos. Pronto a cross, lo spezza, Neri la rovesciata ed è gol! Bene, eccoci qui con Super Santos. Andiamo subito, immediatamente, a presentare i nostri ospiti. Eccoli qua. Abbiamo Mario Agnelli, che prima di tutto è un grandissimo tifoso dell'Arezzo, più conosciuto come, no, scherzo, insomma, come tifoso dell'Arezzo che come sindaco di Castiglion Fiorentino. E poi abbiamo, grazie Mario per essere con noi. So che hai minuti Buonasera contati, Massimo. d'altronde sei un uomo molto impegnato. E un altro uomo molto impegnato è Stefano Brandini. Ciao Stefano, immancabile. Ciao, Ciao, Mario, ciao, ciao. ciao Massimo. Ciao Allora, tra Stefano. poco dovremmo avere anche in collegamento per questa ultima puntata anche Federico Scapecchi, che è l'assessore allo sport del comune di Arezzo. Ci farà un breve saluto perché sono lì a discutere sul bilancio, quindi insomma, sarà un'ospitata molto veloce, ma sicuramente molto gradita. Allora, io direi di far partire subito Mario, con il quale ieri, appena terminata la partita, proprio quando andavamo lì in sala stampa, lui con la sciarpa d'ordinanza, perché Mario sempre con la sciarpa d'ordinanza, ci siamo detti, Ieri ma c'aveva anche il giubbotto d'ordinanza. anche giubbotto d'ordinanza, è vero, è vero. Ci siamo detti con Mario, ma insomma, ma quanto bisogna soffrire noi a tifosi dell'Arezzo? Ma cosa abbiamo fatto di male? E ieri è finita bene, Mario, vero? Siccome voi avete anche qualche anno più di me, ma pochi però qualche anno in più, voi avete anche qualche gioia in più, ma anche qualche sofferenza in più di me. Io insomma di sicuro ho detto che ho detto anche ieri che questa volta è stata una sofferenza che ha portato a una gioia finale, però in generale dico che insomma la città d'Arezzo, la piazza di Arezzo avrebbe, si meriterebbe insomma di finire con questa sofferenza, di dire c'eravamo quasi, eravamo lì, stavamo per vincere, però dopo è successo quello, poi è successo quell'altro, insomma la città avrebbe voglia di riappropriarsi di una squadra degna di una categoria superiore anche alla Serie D e credo Scusa che Mario, non sia. intanto diamo il benvenuto a Federico Scapecchi, assessore allo sport del comune di Arezzo. Ciao Federico, grazie. So che hai Buonasera. pochissimo tempo, ora facciamo fare l'introduzione a Mario, poi passo subito a te. Allora Grazie. Mario, stavi dicendo, scusami se ti ho interrotto. No, una città che voglio dire anche in un giorno feriale come quello di ieri, non è che c'era il pubblico delle grandi occasioni, ma non era sicuramente il pubblico delle società, delle squadre che militano in questo campionato, un pubblico comunque sempre degno di noto, una curva sempre colorata, composta da tifosi che sono sempre un'arma in più allo stadio comunale. Si meriterebbe tante volte il finale visto ieri, di vincere al 95esimo anche proprio oltre il tempo di recupero, perché probabilmente un po' tutti, sicuramente dai appassionati, gli amministratori comunali, immagino c'è Federico, ma immagino anche i giornalisti stessi, cioè ci meriteremmo di raccogliere le soddisfazioni perché penso che abbiamo patito un po' troppo. E quella di ieri sicuramente è una vittoria importante perché da meno 7 in 10 minuti siamo passati a meno 3 dalla Pianese e ci permette di passare queste feste di Natale con insomma un sapore, un retrogusto, diciamo, che ci dà speranza per il futuro. Ecco, la speranza di
uscire da questa categoria che non appartiene a Città d'Arezzo. Siccome io l'ho terminato il consiglio comunale da poco e quindi sono più libero, cedo volentieri la parola anche a Federico, che immagino che invece sia le prese con il consiglio. Ecco, Federico invece ha un'incombenza molto, molto importante per tutti noi che abitiamo ad Arezzo, cioè l'approvazione del bilancio. Federico, ieri eri allo stadio e quindi hai potuto insomma vedere questa reazione. Ecco, ieri abbiamo avuto un po' la consapevolezza, dopo tante incertezze, che l'Arezzo veramente c'è stata questa reazione di grande carattere. Federico. Allora, ieri non ero allo stadio, purtroppo gli impegni in questo periodo... manco molto di rado, però in questo periodo prenatalizio ci sono molti impegni che poi per l'assessorato che ho l'onore di presiedere, insomma, di rappresentare, ci sono tantissime società sportive che hanno piacere poi di avere la rappresentanza comunale alle proprie iniziative, e quindi pranzi, cene, merende, colazioni, sarà un problema alla fine delle festività poi rapportarsi con la bilancia, però a parte questo, a parte le battute, gli impegni sono molteplici, quindi ieri non ce l'ho fatta. Però ho avuto modo di seguire tramite il telefonino gli aggiornamenti in tempo reale, anche grazie ai tanti amici che invece erano presenti allo stadio, e quindi ho comunque vissuto in tempo reale le emozioni della partita pur non potendola vedere. Ho visto poi le immagini chiaramente in serata e quindi insomma penso che fosse comunque meritata la vittoria da parte della nostra squadra, e potrebbe essere l'ennesima svolta. Pensavamo che la svolta fosse a Piancastagnaio in occasione della vittoria, dello scontro diretto. In realtà abbiamo visto che poi dopo quella partita abbiamo tentennato e nemmeno poco, però come diceva Mario, appunto, siamo passati da meno 7 a meno 3 in pochi minuti, e vuol dire tanto perché meno 3 innanzitutto fa sì che il giorno di ritorno, che inizierà appunto prossimamente, permette ad Arezzo di decidere il proprio destino, perché con 3 punti e uno scontro diretto da giocare, diciamo, l'Arezzo ha il destino nelle proprie mani. E detto questo, ovviamente tutti speravamo e pensavamo a inizio stagione di essere primi in classifica, al netto del distacco dalla seconda. Siamo secondi, a un distacco comunque sia colmabile dalla prima, e l'augurio, la speranza, anche la consapevolezza, secondo me, è quello di riuscire in questa impresa, chiamiamola impresa, ma in realtà insomma è un po' il minimo sindacale che la tifoseria si aspetta, ma ce l'aspettiamo tutti. Da parte dell'amministrazione comunale c'è massima disponibilità e collaborazione con la società, che anzi ringrazio, perché è sempre disponibile comunque nel collaborare a sua volta con il comune. Certamente va bene lo stadio, le caselle, i lavori, gli impianti, però quello che poi interessa a tutti noi è il ritorno perlomeno tra i professionisti, anche perché ricordiamoci tutti che a settembre abbiamo un anniversario appena appena importante da festeggiare, insomma festeggiarlo in Serie D sarebbe come avere la torta senza candeline. Le candeline le vogliamo soffiare in maniera... Non ci voglio neanche pensare. Federico. C'è un motivo in più quest'anno. Sì, sì, sì. Ascolta, io prima di salutarti ti voglio strappare solamente una battuta. Sai che è un po' un tormentone mio, è un mio sogno che ho oramai da tanto tempo e il sogno di tanti tifosi, di avere anche una svolta rispetto all'impianto sportivo, no? Ma questo è un problema non solo legato ad Arezzo, un po' in tutta Italia. Ci sono degli stadi, addirittura anche in Serie A, che sono vecchi, inadeguati, eccetera eccetera. Ecco, c'è la possibilità, io te lo chiedo sempre, non tutti i giorni, per carità, non è che è un tormento continuo, però insomma di tanto in tanto chiedo appunto se c'è questa possibilità proprio di instaurare una collaborazione con la proprietà dell'Arezzo ed arrivare a uno stadio di proprietà, e quindi ovviamente fare un impianto, non dico ex novo, ma insomma poco ci manca. Allora, questo traguardo futuribile. Ti parto prima sullo stato dell'arte attuale. Attualmente l'Arezzo ha una concessione dello stadio che, se non erro, scadrà a luglio 2026. Una concessione prorogata. Questa proroga è stata dovuta al fatto che l'Arezzo si è fatto carico di alcuni lavori di miglioria, non solo allo stadio comunale, ma anche ai campi delle caselle, che sono ormai da circa 5 anni, poco più, una pertinenza dello stadio. All'epoca si risolse il problema della mancanza dei campi di allenamento, poi adesso la società li utilizza principalmente per le categorie giovanili, che tra l'altro stanno ben figurando tutte nei rispettivi campionati. Al momento quindi
l'Arezzo ha in convenzione tutto lo stadio, eccezion fatta per la maratona e per un piccolo pezzo, un magazzino della curva ospiti, dove il comune appunto ha dei propri materiali. La maratona, ahimè, fa male vederla così, ma purtroppo faccio un esempio: il Monza, che gioca in Serie A, ha giocato il campionato di Serie B lo scorso anno senza il settore distinti, che sarebbe la loro maratona. Quindi addirittura in Serie B, una squadra che ha potenzialmente un bacino di utenza più alto del nostro, perché la provincia di Monza ha più abitanti della provincia di Arezzo, che ha giocato la Serie B senza il settore distinti maratona. Noi siamo in Serie D e spero chiaramente tra qualche mese di cambiare lettera andando in su, ma abbiamo visto anche i campionati di Serie C, l'unica partita a memoria che io ricordi dove forse sarebbe servito qualche biglietto in maratona è stata la partita dei playoff con il Pisa negli ultimi, penso, 10 anni. Lì probabilmente con la maratona aperta avremmo venduto qualche biglietto in più. In tutte le altre partite, purtroppo, dico questo, no, non solo per la categoria ma anche perché, ahimè, la gente va meno allo stadio. Io ricordo le mie prime partite che ho visto allo stadio in maratona, tra le altre cose avevo 15-16 anni, c'era una convenzione che con pochi euro gli studenti potevano vedere le ultime 10 partite di ritorno, si faceva dei numeri impressionanti. Se riguardiamo gli anni di Menchino Neri, cioè lo stadio, a parte oggi non sarebbe possibile per enormi di sicurezza, ma c'era un'utenza più, ma il doppio non è niente rispetto ad oggi. È cambiato un po' il mondo e questo purtroppo non dipende certamente né dall'Arezzo né dall'amministrazione comunale, però è ovvio che in prospettiva ci auguriamo non solo di farlo ma di aver bisogno di uno stadio rinnovato. Con la società, appunto, al momento si è parlato di questa convenzione, sta andando avanti questa convenzione, ma pur parlare, diciamo, è capitato di affrontare anche l'argomento di una ristrutturazione completa e quindi di un qualcosa di diverso che magari portasse o la proprietà o comunque un diritto di superficie pluriennale alla società stessa, che poi avrebbe fatto degli interventi. Ad oggi suppongo che sia prematuro per tanti motivi, però ovviamente non chiudiamo le porte a niente, a nessuno, perché la città avrebbe comunque da guadagnarci su questo, non solo il calcio ma la città intera, perché poi un impianto del genere sarebbe polifunzionale, quindi non solo sport ma anche concerti, eventi di questo tipo troverebbero una nuova casa. Esatto. Sarebbe sicuramente una crescita per tutto il movimento sportivo di Arezzo e del suo territorio. Esatto. Grazie Federico, so che devi scappare. Io il consiglio è ancora, sta per finire, però approvazione del bilancio, bisogna essere presenti. Bene, bene, bene. Grazie Federico. Grazie, auguri a tutti, a presto. Ciao Federico. Ciao. Allora, io, Mario, se sei d'accordo, farei fare un'analisi a Stefano, perché poi, insomma, nel dopo partita eravamo anche perché sennò me ne vado. Provati. Anche perché sennò che ti ho invitato a fare. Me ne vado, metto un motivo e me ne vado, che faccio? No, allora, devo dare la notizia che la cessione, ovviamente in prestito alla Terranova, è oramai cosa fatta di Dema e poi diciamo che cosa fatta anche per la cessione di Diallo, ma non sappiamo esattamente, al momento non è stata resa nota la squadra al quale verrà indirizzato l'attaccante Amaranto. Questo presuppone, ma tanto poi lo sentiremo nella seconda parte, Giovannini ha annunciato l'acquisto di un attaccante da affiancare a Gucci, quindi insomma in attacco l'Arezzo rispetto ai nastri di partenza cambia completamente fisionomia. E Stefano, ieri è girato veramente nel verso giusto, anche se diciamo che a un certo punto davvero si stava rischiando di fare l'ennesimo buco nell'acqua, tutti l'abbiamo temuto. Al 75esimo l'Arezzo era a 7 punti dalla Pianese. Poi invece siamo andati. Innanzitutto volevo fare prima una precisazione sulla domanda che ti hai fatto all'assessore sullo stadio, perché lui pensa solo che il problema sia la maratona, che ormai sono 15 anni che non è abilitata, ma in realtà questo stadio è osceno, perché vedere queste due curve così sproporzionate sembrano quei granchi messicani che hanno uno la chela piccola e uno la chela enorme. Quindi questa è un'eredità di un assessore che non si sa più che fine abbia fatto, che preso da un momento di delirio sperperò dei soldi per una curva inutile quando con quei soldi si poteva fare tutto lo stadio. Quindi io credo che
uno stadio invece moderno con 2000 posti di curva, perché è inutile fare una curva da 4.500 che lo riempi una volta ogni tre anni, 2000 posti di curva, 2000 posti di Maradona, magari avvicinata, sarebbe meglio. Quindi io credo che sia, è vero che è prematuro, perché insomma poi questi lavori di ristrutturazione prevedono anche campionati professionistici diversi, però da qualche parte bisogna pianificare e fare, poi si può mettere il progetto da una parte, ma se questo project finance che tu lo cominci a preparare anche con l'imprenditore Retini, con qualcuno, e lo metti lì e lo tiri fuori dal cassetto, che è già pronto, è già finanziato, al momento giusto credo che intanto si metterebbe una bella base per quando l'Arezzo tornerà tra i professionisti, e ci auguriamo tra pochi mesi. Per quanto riguarda la partita di ieri, ovviamente non fa assolutamente scandalo che l'Arezzo abbia vinto, perché alla fine ai punti l'Arezzo meritava questa vittoria, anche se all'arbitrato abbiamo visto una squadra convalescente, sicuramente ancora convalescente e con lo spettro delle ultime prestazioni. Una squadra che è partita, come è successo nelle ultime gare, a 300 all'ora nei primi 5 minuti, sembrava si facesse 5-6 reti, poi dopo il ritmo è calato e tutto sommato sì, ha fatto la partita ma non l'ha dominata, Poggi Bonzi ha fatto la sua ma non è che ha fatto niente di particolare. L'1-1 è arrivato sul rigore che io non me la sento neanche di giudicare, perché non ho visto un giocatore dell'Arezzo protestare, quindi nel momento in cui non vedo protestare un giocatore dell'Arezzo penso che chi era lì vicino evidentemente ha reputato che rigore fosse. L'altro rigore non dato all'Arezzo, che sembrava solare, l'arbitro era lì a 2 metri, però insomma sinceramente quello sembrava che ci fosse. Però ecco, una squadra come l'Arezzo secondo me non deve andare a guardare, anche se ci sono, andare a fare del vittimismo sugli arbitri, perché l'Arezzo deve essere superiore a quant'altro. Ieri diciamo che è andata bene, e sostengo quello che dico da sempre, che alla fine il calcio toglie, il calcio dà, e alla fine di un campionato, se tracci la riga del fornaio, i conti tornano sempre, perché alla fine ieri in 10 contro 11 con questa palla sporca tirata su punizione, la prendete, la prendi, la prende nessuno, il portiere se l'hai vista arrivare, ormai canderà nella linea, è entrata dentro, hai vinto una partita, ma ne hai vinte due, perché poi il primo tempo la Pianese aveva fatto un boccone il Tau 2-0, si è fatta recuperare da quel Diop che ci hanno bucato anche a noi, quindi insomma ieri è stata una giornata dove non hai fatto 3 punti ma ne hai fatti 5.5. Questo a conferma che poi nel calcio, come ho detto poco fa, è inutile fare del vittimismo, ci sono partite in cui non meriti, partite in cui meriti, o risultati che magari sembrano scontati e non lo sono. Mario giustamente ha fatto notare che c'è stato un momento che eravamo a -7, ci siamo trovati immediatamente a -3 e quindi praticamente virtualmente primi in classifica, tenuto conto che abbiamo uno sconto diretto in casa con la Pianese noi. Quindi bene la prestazione, benino, ma era auspicabile, perché quando viene da un momento difficile devi scrollarti di dosso anche dei problemi psicologici e quant'altro. Sinceramente negli ultimi giorni ho visto una velatina polemica, anche secondo me teleguidata, sull'allenatore, che non mi è piaciuta, ma non perché negli ultimi tempi Indiani non sia criticabile, può essere criticabile come chiunque, però vuol dire Indiani è stato preso, e Indiani come giocava si sapeva, e soprattutto lo sapeva un uomo come Giovannini, con il quale Indiani ha un rapporto prossimale. Quindi siccome poi si professa e si dice che il campionato è ancora lungo, allora insomma è inutile dire io credo in uno, non credo in un altro, cioè crediamo nel progetto generale. Ieri 3 punti, la distanza dei 3 punti ci riproietta speranze concrete, però ecco, nel calcio o si vince tutto o si perde tutti, sto parlando degli addetti ai lavori, quindi non è che sbaglia uno, se sbaglia uno sbaglia uno, sbagliano tutti. Sono contento per Indiani che questo risultato sia arrivato anche in maniera un po' rocambolesca, perché anche lui probabilmente aveva perso la sua serenità. Ritrovare la serenità e il bel gioco la si ritrova solo con i risultati, perché intanto bisognava vincere, dopo per il bel gioco c'era tempo, Quindi fondamentale. È stata una giornata favorevole, diciamo molto favorevole. Molto molto favorevole. Allora, vi chiedo solamente 40 secondi, poi vi faccio la domanda finale, vi saluto, quindi restate con noi, Super Santo. Se la fare fare. Lorenzo! Le nostre città, le nostre case, le nostre aziende, le abbiamo sempre protette, ma ora è il momento di farlo ancora di più.
ogni giorno siamo al lavoro per garantirvi la massima sicurezza per ogni momento della vostra vita. Perché oggi libertà significa sicurezza. IEM Allarmi, la sicurezza per le cose che ami. Eccoci di nuovo con Super Santos e i nostri ospiti. Allora, vado alla così, domanda finale, al commento finale, partendo da Mario Agnelli. L'Arezzo, come poi ha sottolineato anche Stefano, ha dimostrato ieri tutto quanto il suo valore. Non è un caso che questa squadra, contro le più titolate, mi riferisco a Pianese, a Poggibonsi ieri, e a tutte quelle che diciamo ai nastri di partenza erano quotate, ha sempre vinto, però ha avuto sempre dei blocchi inspiegabili contro le squadre che navigavano e navigano nei bassi fondi della classifica. Mario, come mai? Ti sei fatto un'idea da tifoso? Ma io penso, da tifoso in qualunque squadra del fantacalcio dell'Arezzo di quest'anno, ci saremmo augurati degli attaccanti che facevano gol, e con tutto l'impegno profuso nella prima parte del campionato, gli attaccanti schierati fino a oggi, anzi fino all'altro ieri, avevano sicuramente lamentato una carenza sotto rete, anche perché l'errore in ogni partita ci sta del reparto difensivo, e se ogni errore ti puniscono e tu devi fare 10 azioni di da gol per segnare una rete, nel calcio finisce sempre che lo prendi in quel posto, e all'Arezzo è capitato spesso. Quindi credo che bene stia facendo Giovannini e bene ha fatto a mettere le mani sull'attacco, perché l'attacco dell'Arezzo merita sicuramente giocatori di un certo calibro, di un certo livello, indipendentemente dal nome, dal blasone, ma abbiamo bisogno di chi sotto rete fa gol, perché poi alla fine i campionati si vincono con, non dico per forza con il capocannoniere, ma sicuramente con un attacco non avaro di reti. Se non la migliore squadra, deve essere sempre una delle più importanti dal punto di vista dello score, magari stando attento anche a non prenderli. E l'Arezzo da questo punto di vista è riuscito a prendere tanti gol evitabili e a a mancarne altri che erano quasi fatti. Non a caso ieri Poggibonsi alla fine non è che è stato particolarmente insidioso sulla nostra porta, però quelle poche occasioni sono stati particolarmente pericolosi, ed è una squadra che, se non sbaglio, è il miglior attacco del campionato, sì, uno dei migliori attacchi del campionato. Quindi io ho fiducia che questi movimenti di mercato possano migliorare l'Arezzo, possono migliorare la fase realizzativa. E poi, tornando, visto che siamo in conclusione, a quello che diceva prima l'assessore Federico Scapecchi, io dico che per la legge dei grandi numeri accadrà, prima che noi moriremo, che in qualche campionato, prima di D, poi di C, troveremo magari l'annata giusta e improvvisamente ci potremmo trovare nella condizione che lo stadio è inadeguato. In quel caso significa che bisogna trovare uno stadio per andare fuori. E quindi direi che se l'impegno dell'amministrazione in carica e quelle che verranno sarà quello di comunque iniziare un percorso per l'adeguamento dello stadio, questo male non farebbe di sicuro, perché sono le famose deroghe, a quelle a cui faceva riferimento Scapecchi sul Monza, che ci sono addirittura in Serie A, come ci sono in Serie B e come qualcuno ha bisogno in C. Basta ricordare che l'anno scorso, tra le pretendenti al titolo del nostro campionato, c'erano squadre che avevano proprio difficoltà anche a pensare a un salto di categoria proprio per gli impianti sportivi. Questo non deve essere il caso dell'Arezzo, e non lo sarà. Poi io mi auguro che, ritornati tra i professionisti, come dice Stefano, un giorno ci giri veramente tutto bene, come l'anno di somma, come gli anni in cui noi ci siamo divertiti anche, perché qualche anno, bisogna ricordarcelo ogni tanto, che ci fa bene, ci siamo anche divertiti. Sì, questo indubbiamente. Poi siamo detti anche una cosa con Mario, ma
non la voglio riportare ieri, no? Una considerazione, no? Quando l'Arezzo si presenta ai nastri di partenza come grande favorita, vero Stefano? Insomma, di solito riesce a disattendere tutti i Ma pronostici. sai perché poi Forse mi essere ricordo, forse favorito? l'82, forse è stato No, ma così. perché sai, poi essere favorito ti dà un onere importante, ti mette un'etichetta importante che te non puoi sbagliare niente, gli avversari ogni volta che giocano contro te fanno la partita della domenica. E quindi essere favoriti, anche se poi in realtà le campagne acquisti e i programmi inevitabilmente danno la classifica di chi delle aspettative di una squadra in un campionato, però è sempre una grossa fetta di responsabilità. Questo è un campionato particolarmente difficile per situazioni ambientali, per campi dove vai a giocare. Io ho sempre sostenuto una cosa poi, che in ogni categoria i campionati li vinci con i meglio giocatori della categoria, perché molto spesso si fa l'errore di andare a prendere giocatori di categoria superiore. E magari invece poi prendiamo gente che in realtà affronta categorie in modo disorientato perché non è abituata. Quindi, a parte un giocatore o due, nel nostro caso Settembrini perché è aretino, lascia fare la sciocchezza che ha fatto ieri, ma l'ha fatta per troppo legame con questa maglia, nonostante non sia scusabile, appena lo vedo un'orecchia gliela tiro, insomma, anche perché con l'esperienza che ha lui. Però, insomma, è chiaro che lo vedi che è un giocatore che ci mette qualcosa in più perché sente il peso di questa maglia, di questa responsabilità. Ma generalmente, se fai la D e vinci la D, bisogna che tu prenda il miglior giocatore della Serie D. Se fai la C, vinci la C, devi prendere il miglior giocatore della Serie C, perché funziona così. Quindi, però diciamo che noi bisogna uscire da questa situazione. Bisogna uscire perché non c'eravamo e bisogna uscirci. Bisogna uscirci perché questa società che finora, anche se in modo scriteriato, l'unica cosa che ha fatto ha speso l'impossibile, ha speso quasi quanto una manovra finanziaria, però ha speso, e questo non gli puoi non dare atto che non abbia speso, perché ha speso, e non credo che sono contento di aver buttato via i soldi così da un finestrino di una macchina in autostrada. Torni in una categoria giusta, si rassereni definitivamente, si crei un collante con l'ambiente, si torni in Serie C. E da lì poi poter programmare veramente per fare quelle cose giuste, perché le potenzialità questa società ha dimostrato che ce le ha, perché non è che si spende tutti questi soldi così. Quindi, anzi, è un grande dispiacere, perché probabilmente con le competenze di quest'anno, perché comunque quest'anno le competenze tecniche ci sono e sono indubbie, probabilmente col senno del poi si fa sempre male i conti, ma se queste competenze ci fossero state prima, oggi forse parleremo di un altro campionato, forse parleremo quantomeno di Serie C e non lo so. Però è andata, ora però bisogna tornare in Serie C. E questo comunque è un campionato infame, perché ne vince una sola, perché non è mai facile, perché giochi nei campi sintetici, giochi che come a Piancastagnaio, che la curva è la villetta di una donnina che ci faceva il catering, offriva il caffè a tutti. Non è semplice, sono campionati difficili. Sono campionati difficili, difficili, difficili. E ieri è stata fondamentale, perché ieri siamo passati da una potenziale, tra virgolette, nuova contestazione a un urlo liberatorio, a una grandissima vittoria doppia, perché poi, ripeto, il signor Diop ci ha fatto il favore di riavvicinare di ulteriori 2 punti la Pianese. Ora però è chiaro che passiamo tutti un bel Natale, mangiamo, te Massimo un po' meno, perché è inutile tu vada a No, camminare la no, mattina, se no, no, te un io pochino la meno, dieta che non te lo la puoi, che non te riprendo lo con puoi, la Befana, dai. ecco, esatto. Come al Però, solito. ora però il bonus ce lo siamo giocati e abbiamo Alla grande. recuperato. Ora non si può più sbagliare. Su questo credo che saremo tutti d'accordo. Ora bisogna veramente tirare dritto, mettere la barra giusta, mettere la vela giusta e andare, perché con un altro passo falso, due, allora veramente sarebbe un karakiri che è come quello che si taglia le palle per fare indispetto alla moglie, insomma. Ha reso l'idea, vero Mario? Sì, perfettamente. Cioè, Perfettamente. in modo. Allora io vi ringrazio, io spero che. Allora, intanto vi annuncio che adesso proponiamo la conferenza stampa di un sunto, perché poi è stata molto lunga, di Giovannini. Quindi saluto i nostri ospiti. Io mi auguro quel Diop, che ne so, proviamoci anche a prenderlo. Ma tanto Giovannini sa fare il suo lavoro e poi è Sì, anche. Massimo, ma è anche un modo di giocare, capito? Noi giochiamo con gli esterni invertiti, è anche Bravo. un modo di giocare, perché Gucci alla fine l'hai servito in 3-4 partite, 2 reti te l'ha fatte, quindi è anche un modo di giocare, anche tante, sono Esatto. tante situazioni, quindi non, ora, sicuramente i due giocatori di colore che avevamo preso
Secondo me Diallo era un'ottima seconda punta, lo ridico tuttora. Secondo me è che noi giochiamo con 4-3-3, ma secondo me in un 4-4-2 era una spalla ideale, perché uno che fa sportellate di Gucci e tutto quanto. Però insomma, i giocatori di colore si sa, se non trovano l'ambiente giusto, o bene bene o male male. Un attaccante c'è sicuramente bisogno. Abbiamo Foglia, non ci dimentichiamo che abbiamo Foglia, un ottimo rinforzo per Arezzo Foglia. Finora ha giocato poco, ma a pian castagnaio, quando l'ultimi minuti andammo in sofferenza dentro Foglia, la partita fu messa in banca. Non so se ve lo ricordate chi c'era, è un signor giocatore per questa categoria, ne scherziamo. Quindi fiducia e andare avanti. Bene, grazie a Stefano Brandini, grazie a Mario Agnelli che guarda Mario, guarda qui dietro cosa c'è. Vai. Queste sono solo tre delle tante maglie che ho nei miei cassetti, quindi va bene, allora sempre forza Arezzo, grazie e ovviamente ciao Massimo, auguri auguri a tutti. Auguri un a tutti saluto a quel fuori classe di sindaco di Mario Agnelli, mio carissimo amico, ciao. Ciao Stefano. Ciao Massimo, a tutti voi. Ciao ragazzi, ciao. Salutiamo i nostri amici. Adesso andiamo con il sunto della conferenza stampa di Paolo Giovannini e di Nello Cutolo. Hanno detto delle cose molto importanti, quindi ci sono dei passaggi da seguire con molta attenzione. E ci rivediamo poi al termine di questo sunto della conferenza stampa. Tra poco. Con la chiusura del girone d'andata possiamo trarre un primo bilancio che è estremamente positivo per l'impatto e per il bene con cui sono stato accolto, consapevole che però è stato un girone complicato dove mi aspettavo anche a livello di classifica forse qualcosa di meglio, ma è altrettanto vero, senza andare a cercare scusanti, che insomma in questa prima fase ci sono successe un po' di tutte, ecco, da un punto di vista di infortuni, da un punto di vista di gestione delle partite, da tante cose. Ora tiriamo una riga, la squadra verrà aiutata con alcuni innesti, ci sarà qualche partenza, ci sarà qualche innesto. Sapete benissimo quanto tengo numericamente ad avere non tantissimi giocatori dentro uno spogliatoio, ma anche sul consiglio di Nello abbiamo convenuto che insomma anche se aumentiamo la rosa di uno, due giocatori in più invece di 20 di movimento diventiamo 21 o 22, non è questo il problema. Credo che se qualche volta abbiamo approcciato male a delle gare o abbiamo sbagliato, sicuramente ci sarà anche un modo per cui forse non tutte le partite vengano preparate nella stessa maniera, non mi fraintendete, non voglio dare le colpe al mister, però non so, faccio un esempio, io quando in una squadra che doveva lottare per la salvezza o comunque sia vincevo tre partite di fila, mi inventavo anche qualcosa durante la settimana per incazzarmi, per tenere su alta la tensione. Evidentemente forse qualcosa è mancato anche in noi in termini di società, in termini anche mio personale, e quindi cercheremo tutti quanti di fare un girone all'altezza che secondo me sarà superiore a quello del girone d'andata, se cercheremo di fare sì accorgimenti da un punto di vista numerico e da un punto di vista anche di individualità, perché abbiamo insomma anche un po' capito dove questa squadra poteva aver bisogno, e poi faremo un'analisi col mister per programmare e per cercare di non ripetere gli errori che in primis posso aver commesso nel girone d'andata. Da parte nostra non si mollerà di un centimetro, perché veramente sembra un lavoro fatto nei minimi dettagli, e proprio su quello che ha detto Paolo ci saranno piccoli accorgimenti, perché si parla di piccoli accorgimenti su migliorare questa squadra che è già forte di sé, perché noi ci crediamo fino in fondo. Oggi sono d'accordo con te che per noi era una partita di fondamentale importanza, quindi siamo contenti di questa prima parte, ma no, dobbiamo fare meglio. Dobbiamo fare meglio perché stavo appena dicendo che siamo ancora più arrabbiati, fra virgolette, per ripartire più forti di questa prima parte, per andare a raggiungere l'obiettivo che sappiamo tutti dove dobbiamo arrivare. Abbiamo già una strategia ben delineata con Nello questi giorni. Verrà un attaccante che accompagnerà Gucci, del quale sono molto contento, e sentiamo anche la sua volontà, non necessariamente deve partire, comunque un altro attaccante viene, sono contentissimo di Niccolò,
sapevo e sapevamo, e forse sapevate da esperti di calcio, perché credo che siamo in una piazza importante che aveva bisogno comunque sia di 2 o 3 settimane, che erano già state messe in preventivo da me, e poteva arrivare tranquillamente il 27 e avrebbe fatto un lavoro diverso, e forse l'otto sarebbe stato subito pronto. Abbiamo deciso di prenderlo subito, a scapito anche di andare incontro a qualche critica, come è normale che sia quando un attaccante magari non segna. Io invece sono convinto che Niccolò arriverà in doppia cifra, arriverà un altro attaccante che lo accompagnerà e che secondo noi permetterà anche al mister di poter schierare a seconda dell'avversario, a seconda dell'atteggiamento tattico, a seconda della lettura di una partita, anche di poter giocare con un modulo diverso da quello che abbiamo fatto per tutto il girone d'andata. Di questo ne parleremo insieme al mister. Comunque, un attaccante sicuro, un terzino destro che abbiamo già praticamente non individuato nel soggetto, cioè ne abbiamo 2 o 3, dobbiamo stabilire. Arriverà dai professionisti, quindi se sarà qua al 27 lo sarà solo con nulla osta per allenarsi, e poi sarà con noi a disposizione dal 2 gennaio. Però insomma abbiamo battezzato che la quota del 2004 sarà un terzino destro che andrà a fare coppia con Pricolini, e non ci dimentichiamo di Stopponi, perché si fa presto anche a dimenticarci, ora c'è una distorsione, oggi non ha potuto far parte dei 20 convocati, ma è un giocatore del nostro settore giovanile, un patrimonio, e creare diciamo il trio del 2004 con un ruolo battezzato ben definito, cioè il terzino. Che sia Pricolini, che sia quello che andremo a prendere, che sia Stopponi, quindi ne avremo addirittura 3, e non è un mistero che stiamo trattando con Nello per il 27, che sia subito qua con nulla osta Arduini, un centrocampista del 2003 molto forte, che andrà ad aggiungersi ai vari Damiani e Bianchi, non sapendo Damiani l'entità dell'infortunio quando c'è, ma proprio per il discorso che Nello mi ha suggerito in settimana, insomma, di non essere proprio completamente risicati. Arduini praticamente sarà un giocatore in più, perché comunque sia, se prendiamo la quota del 2004 al posto di Dema, che possiamo già dirlo, Nello è in uscita, domani verrà fatto il trasferimento al Terranova Bracciolini, e quindi è un ragazzo che ci ha fatto molto comodo, un ragazzo di nostra proprietà, che credo che se va a Terranova avrà più possibilità di dimostrarci anche a noi quanto poi possiamo crederci in futuro, quindi sono sicuro che avrà più spazio che non insieme a Damiani, Arduini e Bianchi. E quindi l'arrivo di Arduini, diciamo, non lo do quasi per certo, perché poi naturalmente nel calcio il trasferimento, Gianluca mi corregge, ma insomma col professionisti fino al 2 gennaio formalmente non si può scrivere, anche se c'è già un accordo di massima col procuratore e con il ragazzo. Il terzino destro con Nello ne abbiamo visionati un paio, e credo che si vada anche lì per una definizione in tempi rapidi. Per l'attaccante ci prendiamo qualche giorno, eh. Ma arriverà sempre dai professionisti l'attaccante? Se non succede niente di clamoroso in questi 2 giorni, perché il mercato dei dilettanti poi è aperto soltanto il 22 e il 23, cioè domani e Fino a domani venerdì. l'altro, quindi dovrebbe essere l'occasione della vita, e dovrebbe essere il giocatore che è di gradimento ad Indiani. E ci sono dei nomi che Indiani ci ha fatto, ma non è detto né che la società proprietaria ce lo ceda, e non è nemmeno detto che noi si possa trovare la quadra. I nomi noi li abbiamo già, ecco, non è che non abbiamo dei nomi che il 27 o il 2 gennaio possano essere qua con noi, ecco, questo ci tengo a precisarlo. Poi è chiaro, se ci sarà da aspettare 1 o 2 settimane perché hanno già giocato nei professionisti, questo lo valuteremo. Se sono giocatori quelli che abbiamo scelto, qualcuno di questi, le prime 2 giornate non ci sarebbero, Non no? ci sarebbe, Non ci sarebbero, ecco, assolutamente. però pensiamo che poi ce ne sarebbe altre 15, ecco, non ci follettizziamo nello sbagliarlo, o comunque sia nel non accontentare il mister nello scegliere uno per una partita barra due. Allora, eccoci dopo questa lunga conferenza stampa. Non l'abbiamo proposta tutta, ma abbiamo cercato di fare una sintesi, però le cose importanti, intanto che Dema va al Terranuova in prestito, perché su questo giocatore l'Arezzo crede molto, ed è stato annunciato l'arrivo di questo Arduini. È un giocatore del quale si parla molto bene, è un giovane, 2003, è molto interessante, è un mediano, quindi diciamo, va a rinforzare un settore del campo dell'Arezzo, una rosa già abbastanza forte nel centrocampo. E quindi
Questo è, diciamo, un acquisto praticamente fatto. Più arriverà, come abbiamo sentito, un attaccante, anche questo molto forte, in grado di aiutare in avanti Gucci. E insomma, io non la prendo come una notizia positiva, ma c'è da capirlo a questo punto, anche perché è un giocatore che vuole giocare. Diallo sul suo profilo Instagram ha annunciato la sua partenza, ancora non è ufficiale, ma crediamo che sia cosa fatta. E poi c'è questo esterno, insomma, è un Arezzo che è deciso a rinforzare una rosa che è già molto molto competitiva, quindi non si vuole lasciare assolutamente nulla al caso, si vuole centrare questo obiettivo, perché ripetiamo, insomma, c'è da ritornare tra i professionisti, e l'obiettivo è di farlo quest'anno, anche perché, come ha ricordato Mario Agnelli, ma questa è una cosa che sanno tutti i grandi tifosi dell'Arezzo, il prossimo anno saranno celebrati 100 anni dalla nascita di questo grande sodalizio. Per noi, insomma, siamo tifosi, per noi è grande, quindi questi colori che ci scaldano da sempre il cuore. Quindi si conclude qui questo appuntamento con Super Santos. Io vi mando un grande abbraccio, perché ci rivediamo con l'inizio del campionato, quindi ci rivediamo con l'anno nuovo, quindi passate un buon Natale e auguriamoci che questo prossimo 2023 ci porti la tanto sospirata promozione. Un abbraccio e, come al solito, ovviamente, sempre forza Arezzo. Ciao a tutti. Pronto a cross, lo spezza, Neri, la dove